Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel piccolo refettorio, il primo refettorio dove qui i frati accolsero il giovane cappuccino che veniva da Foggia nel 1916. In questo luogo lui ha potuto condividere la fraternità anche del pranzo con i suoi confratelli tra questo refettorio e l'altro refettorio, quello più grande, dove c'erano anche i piccoli seminaristi. Oggi qui per raccontarvi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive a Padre Benedetto, il suo direttore spirituale, il 3 febbraio del 1922. Padre Benedetto gli scrisse una lettera qualche giorno prima e lui gli risponde: Gesù sia sempre tutto vostro, rimuova da voi tutti i timori non salutari e vi faccia riposare tranquillamente sulle braccia della sua divina pietà e vi faccia santo. Mi dispiace tanto sentirvi fisicamente male e prego Gesù incessantemente che se volesse inviarlo a me quadruplicandolo, cedendone a voi tutto il merito, sempre che questo sia meglio, sarei ben lieto di farvi da Cireneo. Deponete poi il giudizio formato in proposito, essere cioè la presente vostra infermità un atto della giustizia di Dio, perché è contrario alla verità. È una prova amorosa di Gesù e non altro. Molto ci corre, Padre mio, a poter dire il cursum consummavi. Alcune battaglie vi sono serbate, altre vittorie da emunerare vi sono destinate, e per espletare tutto questo occorreranno moltissimi anni ancora. Calma, e sempre calma raccomando, le ansietà angosciose disseccano ed isteriliscono la pietà cristiana, la furiosa battaglia non si è punto arrestata, segue il suo corso regolarmente, sì, ma incalza e marcia sempre avanti. Mio Dio, quanto mi riposerò un po' tranquillo in te, quando almeno sarà rimosso da me questo chiodo che mi si schianta il cuore e mi buca il cervello, di persuadermi che in tutto questo inferno io non ti offenda. Mio Dio, pronto sarei a subire mille inferni di questa fatta, purché entrasse uno spiraglio della tua luce nella mia mente, che mi accertasse che in mezzo a tutto questo io ti ami.